Buonasera a tutti, questo è il nostro secondo episodio di Gimblotti, in cui noi cercheremo di farci alcune risate Della cultura, diciamo, dei insomma. complotti. Come già avete visto nell'episodio precedente, noi qui abbiamo una schiera di sciottini, perché questo si chiama Gimblotti. Abbiamo Gin, che ci è avanzato dalla volta scorsa. Ripeto velocemente le regole. Noi sceglieremo alcune teorie del complotto e sorteggiamo una a caso. Fatto ciò, noi sceglieremo esattamente 9 parole, una per ogni shottino di gin che vedete qua su questo tavolo, e ci guarderemo un video su YouTube riguardante questa teoria del complotto. Durante la visione, quando le parole che noi avremmo scelto verranno dette dal nostro maestro, scienziato, divulgatore, il più lento a ruotare questo bicchiere, al contrario, dovrà bere uno sciottino di gin. 9 sciottini, 9 parole che noi sceglieremo di comune accordo in base all'argomento che sceglieremo. In democrazia. Democrazia. Ognuno di noi scriverà una teoria del complotto e poi ne sceglieremo una a caso. Quando avremo finito di vedere il video, quindi abbiamo bevuto un po' di sciottini, faremo un 5 minuti circa di conversazione per commentare quello che abbiamo visto. Abbiamo un piccolo problema tecnico stasera e diciamo che è mezzanotte passata, quindi non potremmo fare un Super. casino come abbiamo fatto nell'episodio precedente, ma vi manterremo in ogni caso intrattenuti con un tono di voce leggermente basso questa volta. Ok, posso andare? Io scrivo. Prego. Quindi dobbiamo essere Una quanti? teoria del complotto Una sola. una che tu preferisci. Così, mentre guardando questo bicchiere, ho il presentimento che noi due abbiamo scelto la stessa teoria del complotto. Allora, scegliamo la nostra teoria del complotto preferita della serata. Ok, che numero scegli? Da 1 a 3. Questo è il terzo. Esattamente. Sì. Terra piatta. Allora, io suggerisco come prima parola di scrivere tondo, tonda, scusate, tonda. Vabbè, Perché tondo, secondo me tondo. in un video di terapeutismo, secondo me, tondo esce come parola. Io direi alieni. 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 Certo, gli alieni c'entrano sempre. Giganti. Effettivamente Beh, giganti, giganti. giganti ogni tanto, non so, non ho mai capito benissimo il motivo, però escono sempre. Dimmi tu. Cosa ne pensate di astronauti? Astronauti. Astronauta, astronauti, uguale. Allora, a questo punto direi astronauti. Luna. Eh sì, viaggio Parliamo della di Luna. quelli, più o meno. Inganno, si ingannare. Lo sappiamo a quanto siamo? Perché ho Uno, perso il due, conto. tre. Per me essere 6. 7. Io direi verità. Non ce lo dico, non ci dico. Beh, ingannare, verità ci sta. Da, Se vabbè. no, possiamo mettere appunto calcolo, calcolo scientifico, Può succedere che dicono, sì, abbiamo calcolo. fatto questi calcoli. In alcuni video di... Calcoliamo. Una cosa fondamentale mentre Allora lei scrive mettiamo le parole calcolo. è che non abbiamo mai visto questo video che ci andremo a vedere. Quindi non siamo certi che tutte queste parole verranno dette. Noi sceglieremo un video di circa 15-20 minuti. L'ultimo. Qualcosa che riguarda, non lo so, ma l'orbita, il modo dei pianeti, l'orbita, tipo il Il modo, Sole, sì. perché secondo me loro dicono, sai, perché la Terra non gira intorno al Sole. È fondamentale ricordare che le forme inflesse delle parole valgono. Cioè, nel senso, per esempio, se tipo questa parola era moto, anche moti funziona. Molto bene. Va bene. Io direi di andare a scegliere il Il video. video. Allora, scriviamo terra piatta. Schiamo terra piatta, vediamo un po' cosa si trova.
No, questo non va bene, non è C'è spazio. troppo lungo. Quello di Barbascura lo conosciamo benissimo, grande Per chi non Barbascura. l'avesse visto, troverà il video di Barbascura in risposta a questo video. Se quindi c'è, perché la tela è tonda? No, questo non va bene, di 8 minuti. Vai dell'altro, la tela è piatta, lo spiega Agostino Favari, ingegnere. Cioè, c'è la parola ingegnere, che deve essere una delle parole che potevamo mettere. È un Effettivamente video di sì. 20 minuti. Dato ci dà. Radiolinea, forse è un'intervista. No, Probabilmente sì. Radiolinea. non è un'intervista, no, ragazzi, è un'intervista. Cioè, praticamente. No, no, Siamo a Cavalluccio Marino. no, non ci credo un'intervista. Però è 20 minuti, secondo me ci dà soddisfazione. Dai, ragazzi, Ebbene, come abbiamo già vai. detto Un'intervista. più volte nel corso di questa nostra mattinata su Radiolinea numero No, 1, parliamo con l'ingegnere Agostino Favari. Buongiorno, ben trovato Agostino con noi. buongiorno Beatrice, a ciao. te e agli ascoltatori. Grazie. Allora, il nostro amico Favari, terrapiattista, intanto ci risponde da Palermo, Oh, dove sta organizzando il primo vicino convegno nazionale sulla terra al mare. Grazie. piatta, che sarà il 12 maggio. Insomma, so che avete già un sacco di adesioni. Beppe Grillo, notizia di queste ultime ore, dice che Grillo. partecipa anche lui. Dicono così anche i giornali, ma io non ho ancora ricevuto la sua prenotazione. Meno male. Essendo la prenotazione, e giustamente dovrà pagare anche lui la Il quota biglietto, aggiuntiva certo. delle spese. È un po' assurdo, diciamo, che Grillo, dopo tutto quello che fa, paghi il biglietto a noi, ma Però sono i così. fatti. È il Vabbè. destino, è il destino. È giusto, è democrazia, Dai, direi. Allora, senti, il ma va, movimento capisci del le carriere terrapiattismo, piatte. ce lo vuoi spiegare così, in poche parole, perché poi naturalmente ne parleremo più In 20 diffusamente. minuti Che cos'è? parole. Mi interessano 9 parole. Sono tante persone curiose che spontaneamente si pongono tante domande e quindi poi succede che quando ricevono una notizia riguardo a questo punto. Ma questo qui, ora ho capito chi è. È uno di quelli che era al convegno in cui si è imbucato Barbascura. È Lui chiama vero. da Palermo perché stanno organizzando la convention dei terapiatisti a Palermo, dove poi Barbascura è andato in incognito e ha parlato con loro. Lui forse è quello È dello uno di quelli. schema, Sì, sì, sì. dell'equazione. Sì, Ci sì. sono altri effetti non desiderati, ma lo faccio per accentuare la. Sì, esatto, questo Credo è che sia lui. esatto, è quello dell'equazione Ora sbagliata. finito. Non si vedrà mai questo viso, però Non ci comunque credo, ragazzi, è lo lui, perché dobbiamo. la voce sembra quella, Lo poi dobbiamo poi lo riguarderemo Barba. dobbiamo riverificare. Fai ripartire, È dubbio della forma della Terra e cominciano a cercare qui, lì, là, fino al punto di trovare altri compagni di viaggio che già hanno fatto queste ricerche e gli passano tante informazioni. Allora lì si apre come dire, un capitolo della propria vita inaspettato, possiamo dire, E no? così è successo per te, perché tu dici io dall'11 settembre, cioè da quando è accaduto l'11 settembre, Ma poi cosa facendo i c'entra? miei studi sono diventato terrapiattista, cioè prima eri un ingegnere, diciamo così, scientifico e credevi nelle cose che ti erano state insegnate, e poi invece com'è stato questo cambiamento di rotta? Perché proprio dall'11 settembre in poi? Ma prima era un allievo ingegnere, a suo tempo credente in tutto ciò che ci raccontavano le TV, i giornali. Io leggevo molto i giornali a suo tempo, specie all'università. Ma poi mi Quale sono università? reso Quella conto dell'università che della vita, c'erano tante della cose che non strada. L'università quadravano, a della partire dal strada. teatrino trasformismo che Ma regnava sovrano e che ragazzi, le io mi cose che scuso venivano dette non per venivano questo. mai fatte. Se Allora, mi da state lì negando, lo dicono, capisco, tutte perché queste sono mie. menzogne che si Per me non sono raccontano menzogne. perché non vengono mai fatte nella realtà. Allora, la realtà è diversa dalle cose che si dicono. Però questa cosa qui allora varrebbe per tutte quante cose. Cioè, se uno dovesse vedere un complotto in ogni cosa, allora varrebbe per qualunque tipo di argomento.
sono tantissime, infatti c'è anche il campo medico, il campo dell'alimentazione, quindi della salute, possiamo dire, come c'è nel campo dell'astronomia, come c'è nel campo della tecnica e dell'ingegneria, ci sono tante cose. Sì, però se in certi settori mi viene in mente che potrebbe essere, no, come dici tu, perché ci sono degli interessi economici fortissimi in gioco, quindi no, come dici giustamente, in certi campi, beh, certo che è così. In questo caso a chi conviene la tesi di una terra sferica se tale non è? Ma questo discorso dell'economia vale per tutte le persone che non possiedono denaro. Cioè, ti rispondo meglio. Se una persona non possiede denaro, allora fa tante azioni anche fuori legge, possiamo dire, o ai limiti della legge, tali per potersi accaparrare quel denaro. E quindi tu vedi molti altri, tra virgolette, complotti, quello della medicina, dell'alimentazione, eccetera. Ci sono i rappresentanti farmaceutici che per denaro... Ma cosa c'entra, ragazzi? Cosa attuano questa forma di complotto, diciamo, no? Siamo partiti da perché è un complotto di tipo economico, cioè tanti sono tutti d'accordo a vendere tanti farmaci che poi dopo anni si scopre che fanno male, che creano tantissimi problemi, no? Cosa che era, si poteva sapere facendo un campione di 20-30 persone all'inizio, cosa che non viene fatta. Allora, quindi è quasi un complotto in sordina, potremmo chiamarlo, che va avanti per anni per motivi economici, come hai detto. Cioè, da notare come giornalista non si fa anche dei casi in cui le leggi dell'economia saltano, non sono più valide. E questo potrebbe essere il caso della terra piatta, perché chi stampa la moneta ai vecchi delle banche centrali. Abbiamo sbagliato tutte le parole, non c'entravano niente. Può stampare dalla sera alla mattina. La banca centrale italiana era privata, quella europea è privata, la Federal Reserve americana è privata, possono stampare denaro dalla mattina alla sera utilizzando solo carta e inchiostro, no? Lo so. Cioè, ragazzi, quanto vale l'espressione della giornalista? Perché secondo me la giornalista tutte le banconote che si vedono, purtroppo non può fare quello che facciamo noi, una sorta di miseria. Sì. Quando hanno questo potere del denaro, non si può più dire che il loro interesse a un certo livello dei vertici delle banche centrali sia quello di accaparrarsi il denaro. Ok, però ascolta, adesso qui secondo me ci stiamo un po' allontanando dal nostro principale obiettivo, che è quello di capire perché... Tu come guida Beatrice riportami sulla giusta via. Però nel senso che, vabbè, allora se uno vuole vedere un complotto, dicevo io prima, è specifico quello che volevo dire, cioè se uno ci vuole vedere un complotto ce lo può vedere se ci sono delle questioni economiche di base. Poi se ci sia o meno un complotto io questo non lo so, però insomma è fattibile e logico pensarlo. Detto questo, adesso al di là del fatto di come si ragiona in termini economici mondiali, che non è questo nemmeno l'ambito e l'argomento e non siamo noi le persone secondo me più accreditate per farlo, io volevo capire siamo accreditati Beatrice, io ho studiato pure economia allora. Beh, no, ma per abbiamo carità, una materia allora specifica tu sicuramente lo sei. Allora il discorso però è un altro, tu sei un terrapiattista, sei diventato tale, ora questa terra è che forma c'ha? Una forma di disco? È un disco? Non si può dire se all'esterno finisca oppure continui, Beatrice, perché per poterlo dire con sicurezza, io ti posso dire con sicurezza che non c'è curvatura nei tratti di mare dove ho misurato io, ma ci sono tante altre terrapiattisti che hanno misurato in varie parti dell'Italia. Quindi ragionevolmente dopo 20, 30, 40 misure sbagliate, sono 20, 30, 40 misure sbagliate, ragionevolmente fanno una giusta, sono 20, 30, 40 misure sbagliate. Voi dov'è la curvatura? Quindi noi pensiamo che dopo tutte queste misure sia piatta. Ok, però la terra è piatta e va bene, però tu dici una forma ce l'ha, cioè nel senso è tipo una mezza arancia, quindi per metà sotto sarebbe rotonda oppure è un disco? Beh, questo non si può dire, se non ci danno la possibilità, ci devono dare la possibilità di esplorare, cioè se il Ministero della Difesa ha pubblicato sul suo sito il Trattato Antartide che limita a 60 gradi sud l'esplorazione libera, noi diciamo
dateci l'autorizzazione. E noi terrapiattisti smettiamo di togliere il sonno a tutti. Non vi disturbiamo più. No, guarda, io ti amo, perché c'è l'opportunità di fare questo gioco. Pensate che sia una sfera, gli dico. Allora, lasciateci, dateci questa autorizzazione. Noi ce ne andiamo tutti a farci questo viaggio. Nessuno ragazzi, è ma tutto, quando è togliamo un milione di euro per farmi scomparire? Non sarebbe un'azione pacifica quella del Ministero della Difesa se ci desse questa autorizzazione, sia per il Polo Sud... Sì. E per il Polo Nord. Ah. Quindi tu vorresti andare tu di persona, cioè vorresti andare tu di persona a verificare che questa cosa qua è così, cioè ecco, in base alla tua tesi, no? In base alle misure che avete fatto voi, tu hai questa idea. Allora, tra l'altro, insomma, non ultima la tua voglia di andare con un astronauta al di fuori della Terra e verificare se effettivamente è una sfera oppure no. Se è una sfera, tu... taceresti per sempre, insomma, è questo un po' il senso. Assolutamente, sarebbe l'occasione per tapparci la bocca, sì, farci passare per folli, siamo lo dimostrano. E quindi finirebbe lì, noi faremmo la figura dei, come si dice, una figura meschina faremmo pubblicamente e ci tapperebbero la bocca. Invece l'astronauta, nonostante io ho replicato, primo ancora non si è sentito, magari sta pensando a quello che ha detto. Che ti invita, Guidoni, ha detto che ti invita, ti vogliono invitare. Mi ha invitato, ma io l'ho invitato in un confronto pubblico per stabilire le condizioni. Ecco, okay. Non penseranno di certo di infilarci in qualcosa con le lenti fisheye e noi siamo lì a guardare. Noi vogliamo installare le nostre apparecchiature, quindi dovranno dare conto e ragione con le nostre apparecchiature, perché le loro sono taroccate. Ok, senti, allora fermati un attimo qui, noi ci fermiamo tutti, ci sono anche delle domande da parte degli ascoltatori che ti giro tra poco con Agostino Favari. Noi siamo insieme su Radio Linea numero 1. E questo sarebbe un viaggio abbastanza complesso per chi pensa che la Terra sia piatta. Roma, Bangkok, qua... di Baby K, andare possiamo avanti e indietro. Ancora. Oppure no, oppure è semplice raggiungere posti uno via l'altro. Che cosa ne pensa l'ingegnere Agostino Favari, terrapiattista? Ancora buongiorno, grazie per essere con noi, Agostino. Ciao, grazie a te. Ma io penso che sarebbe ancora più breve il viaggio che andare fino a Bangkok in Giappone, perché se si attraversa ad esempio l'Africa o la si costeggia con un aereo, praticamente noi abbiamo circa 12 volte la lunghezza dell'Italia per arrivare in Antartide. Puoi fare la prova con un righello tranquillamente. Se tu poi punti il righello verso l'Australia, che per noi esiste, l'Australia tu trovi che c'è una lunghezza maggiore rispetto a questi 12 centimetri che si misurano nella mappa, quella nella scala che ho utilizzato io. Quindi ci vorrebbero non più di 20 ore per arrivare in Antartide, proprio andando piano, tranquillo, insomma. In 20 ore si arriva in Antartide, si verifica la cosa e buonanotte ai suonatori, no? Certo. Senti, tu hai detto perché per noi esiste l'Australia, perché c'è anche il terrapiattista che crede che l'Australia non esista? Ma questa storiella l'hanno montata le Iene con quel personaggio mascherato. Ora, un personaggio mascherato in un programma pubblico purtroppo, nel senso che, cioè, noi ci mettiamo la faccia e siamo tantissimi. Che motivo c'è di mettere uno mascherato se non il quello di fargli dire delle cose a nome dei terrapiattisti e per farli ridicolizzare, no? Questa è stata un'operazione mediatica di ridicolizzazione. Ma anche perché le persone che sono a Sydney in realtà dove stanno poi? Le persone che sono a Sydney, secondo me, sono a Sydney. Sono persone. Senti, allora un po' di domande. La forza di gravità, come la mettono i terrapiattisti con la forza di gravità? La forza di gravità si studia nei corsi di fisica all'università. Io ho seguito e superato. A proposito, voglio dire che tanti dicono dove si è laureato. Io mi sono laureato nell'Ateneo di Palermo, l'Università di Palermo, quindi chi vuole verificare può chiamare. No, ma nessuno aveva messo in dubbio, voglio dire, il fatto che tu sia ingegnere, ci mancherebbe.
No, no, assolutamente. Dico, lo dico per poter verificare, insomma, chiamate l'Università di Palermo e mi risponderanno. Ok. Dicevamo, quindi, la forza di gravità... La straccio la laurea. Allora, la forza di gravità, io non direi che è una forza per un semplice motivo, perché poi c'è il cosiddetto... la cosiddetta forza di Archimede, che ne annulla un po', come dire, gli effetti, per quanto diceva anche galleggiare nel mare dell'universo. Cioè, se la si considera nei termini di forza, c'è un problema, si arriva a dei problemi, mentre se la si considera oggettivamente come accelerazione di gravità, noi possiamo dire che un oggetto viene accelerato verso il basso intanto che non si immerge in un fluido. Quando si immerge in un fluido, ricorderai la legge di Archimede, che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume di fluido spostato. È vero. Nel caso dell'acqua. Sì, ma il problema è la densità dell'acqua per il calcolo di questa forza contraria, e quindi si ha il cosiddetto galleggiamento degli scafi, ad esempio, no? Sì. Il galleggiamento degli scafi è proprio... Allora, cosa succede? Lì in quel caso la forza di gravità non funziona più, non dovrebbe scendersene. Se tu cambi forma allo scafo e lo fai diventare una palla sferica di acciaio piuttosto che uno scafo di acciaio, affonda. Quindi la forza di gravità è qui viene messa in discussione, perché c'è questo effetto contrario che è un po' come se annullasse la gravità, cioè sta a pelo d'acqua poi sta lo scafo, no? Allora, noi possiamo dire che c'è l'accelerazione di gravità, lasciamo andare... È una supercazzola, ragazzi, è una supercazzola! Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? Accelera con l'accelerazione di 9,81 metri su secondo quadrato. Questa è una verità sperimentale. Poi che ci sia una forza, non possiamo dirlo, perché questa forza, nel caso di Archimede, viene messa in discussione, no? Con l'effetto del galleggiamento. Quindi io direi accelerazione di gravità. Sì, senti una cosa, allora un'altra domanda era: Magellano ha attraversato la Terra e ha realizzato la prima circumnavigazione. Com'è possibile questa cosa? In tal caso, insomma, anche in questo caso qui si parla di pura fantasia, secondo voi? Perfetto, Bacco. Lui sì. Naturalmente ti chiedo risposte brevissime. Brevissime, sì, se possibile. Ti la risposta sono breve, che lui ha una cantina, no? Cioè, tu sai qual è il viaggio che ha fatto Magellano, ma lo faccio con bontà con te, non come Cruciani, insomma, che... Allora, tu sai il viaggio che ha fatto Magellano, qual è? Sì, beh, insomma, quello che ho trovato, no, nella cartina. Ok? Sì. Perfetto. Allora, lo ha fatto secondo te nel senso di un parallelo o nel senso di un meridiano, cioè da polo a polo? Parallelo, mi sembra, giusto? Brava, sì. Hai visto bene, ricordi bene. Quindi? Sai più di Cruciani. Allora, quindi si può fare nel senso del parallelo? Nel senso del parallelo si può fare, perché noi dimostreremo alla conferenza che la bussola ruota man mano che tu fai un passo nella mappa a terra piatta. Tu fai un passo e la bussola ruota di un piccolo grado, ne fai un altro, quindi in senso orizzontale tu farai un getto sulla terra piatta. Il problema nasce nel fare, e questa è la circumnavigazione di Ferdinando Magellano, il problema nasce nel momento in cui tu devi fare la circumnavigazione polare, cioè lungo il meridiano. Quella non è possibile farla. Certo, non è possibile. Da un lato c'è un è quello che dicevi prima, senti, ghiaccio, di domande se ne sono scatenate tantissime, come potrai immaginare. E l'ultimissima che ti faccio, perché poi sono anche fuori tempo, tra l'altro, insomma, ringrazio anche così la bontà di tutti quanti i nostri ascoltatori, perché sono veramente tanti quelli che ci hanno scritto. Allora, parliamo di Galileo Galilei, insomma, il fatto che abbia visto delle sfere, no, al di fuori, quindi il fatto che, insomma, abbia visto Giove e tutto il resto, insomma, come la mettiamo con Galilei? Guardava molti secoli fa attraverso questo telescopio e ha capito molto più tardi di Eratostele, insomma, che la Terra sferica. Come la mettete voi?
La mettiamo nel seguente modo, te lo dico in breve. Come se io guardassi una donna, allora penso che pure io sono una donna, perché nei miei occhi vedo una donna. Grazie. Invece no, cioè il fatto che lui ha guardato Giove, che si vede sferico a suo dire, e che si vede sferica, si vedono sferiche le lune di Giove, ciò non significa affatto di Giove, Giove, oppure che la nostra luna sia sferica al pari di Giove. La luna si vede sempre solo una faccia, noi possiamo vederla circolare, se sia sferica non si può fermare, si deve osservare almeno da un altro punto di vista esterno alla Terra, guardate anche l'altro lato. Poi sempre considerando che voi ritenete invece che sulla Luna non ci sia andato nessuno, insomma, no? Che è tutta una montatura, questo è quello che avete detto, giusto? Non hanno gli astronauti, ti dico cosa è successo, il fatto, in breve. Gli astronauti sono stati interrogati da un tuo collega giornalista americano e che è andato lì con la Bibbia davanti a Armstrong. Gli ha detto, signor Armstrong, lei giura sulla Bibbia di aver messo piede sulla Luna? Armstrong ha risposto no, 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 e si è defilato. Io ho pubblicato il video di questa intervista. Ah, okay. Lo stesso ha fatto Aldrin, la stessa cosa Collins, il terzo astronauta di Apollo 11. Ora, non è che possiamo dire in base a questo che non sono stati sulla Luna, potrebbero esserci pure stati, ma non è molto strano che non hanno voluto giurare? Vabbè. Io pongo una domanda a voi, a te e agli ascoltatori, ognuno si facesse questa domanda. Grazie ad Agostino Favari per essere stato con noi, grazie, e ricordiamo questo convegno sulla Terra piatta a Palermo. Immaginerai che di domande ce ne sono ancora tantissime, insomma, se ci sarà possibile ti richiameremo, ok? Grazie per essere stato con noi. Grazie, buona giornata. Beatrice, e buona giornata anche agli ascoltatori. Ciao. Allora ragazzi, allora abbiamo visto questo video assurdo, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici che poi magari cerchiamo di spiegare in un altro video. Diciamo, durante il video ho preso delle note su due argomenti che conosco non benissimo, cioè non sono un esperto, però sono cose molto semplici. Diciamo, andiamo per oggi. L'Apollo 11, molti sono convinti, dei complottari ovviamente, che nessuna abbia mai messo piede sulla Luna. Perché ricordiamo, sì, perché è tutto l'Apollo 11 è la navicella e non è il nemico di Rocky. No. Punto quello che sono ricordato si chiama Apollo Creed. Infatti ho detto, questo è Apollo 11, non è Apollo Creed, padre di Creed. Con due shot è andato, con due shot è andato. Io già sono al terzo, quarto. Terzo e quarto. Comunque. Dai. La questione Apollo 11 è molto semplice, cioè non bisogna andare a capire se l'uomo sia andato veramente sulla Luna andando a controllare se la bandiera c'è, se la bandiera non c'è. C'è un discorso molto più semplice. Punto 1, ci sono andati perché hanno portato dei sassi lunari e hanno lasciato degli specchietti stile catering frangente, perché così loro potevano misurare la distanza con una certa accuratezza. Secondariamente, c'è un fatto storico che deve essere analizzato. L'uomo quando è andato sulla Luna, ora, dopo tre sciottini, 4 e 5, quelli che sono, non ricordo esattamente le date. Anni 60. Comunque alla fine degli anni 60. Sarà stato il 68, 69, non ricordo esattamente. E allora, che momento storico era gli anni 60? Il periodo della famosissima guerra fredda. Anche. In cui c'era, tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, una lotta molto simpatica e fredda. C'era una lotta su tutto. C'era la guerra fredda, in cui si facevano guerre proxy, cioè praticamente sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica finanziavano altri stati per combattere tra di loro, tipo quella del Vietnam, in cui diciamo l'Unione Sovietica finanziò, non mi ricordo chi ora, ragazzi, è l'una passata,
Non è abbastanza, non mi ricordo se è fino a Vietcong. Comunque, vabbè. Cioè, Nixon la prende il c***o. Sì, anche quello. Con la storia del Watergate. Quindi c'erano questi due poli, questi due assi, uno diciamo occidentale e l'altro orientale, che si scontravano. Uno di questi scontri era la corsa allo spazio. Beh, perché comunque sia l'America è sempre stata molto agguerrita su queste cose, essere la prima. Ma l'America non fu la prima, perché l'Unione Sovietica fu quella che lanciò il primo razzo satellite, non ricordo esattamente cosa lanciò, con il cane Laika. E l'America accusò un forte colpo per questa cosa, infatti ci fu una lunghissima corsa allo spazio. Quindi cosa succedeva? Che già negli anni 60 i due stati, per spiarsi, perché si volevano spiare, perché alla fine si volevano lanciare i missili, ce li hai. Infatti quando ci fu la famosa crisi di Cuba, si spiavano con i satelliti. Negli anni 60, ragazzi, negli anni 60 si spiavano con i satelliti. Ora quello che dico io, secondo te, se l'America ha fatto una grande, diciamo, finzione, secondo voi la Russia non sarebbe stata la prima a smerdiarli? No, perché in teoria nemmeno la Russia l'abbia fatto. Cosa ha fatto? Non ha mandato nessuno nello spazio, nemmeno la Russia. Se tu supponi che l'America ha mentito, supponi che l'URSS ha mentito. Non lo so se lo intendo proprio. Non credo proprio. Si parla del caso USA con Apollo e così vari. Per il semplice fatto che è stato il caso mediatico un po' più grande, se è stata la diretta del lancio dell'arrivo della cosa. Quindi è stato il caso più eclatante, ecco, quando gli hanno mandato il cane, hanno detto dogli, tutto a posto! E quindi non ho capito qual è il punto. Che loro si basano sull'America, ma parlano dei viaggi sulla Luna in generale. Quindi non è partita l'America, non è partita la Russia. L'URSS diceva l'America non l'ha fatto, l'America avrebbe detto manco l'URSS l'ha fatto e sarebbero stati uno a uno. Capito quello che vuoi dire? Quindi secondo te loro, c'è nessuno ha mai fatto la fronte? Questo si parla dell'America perché è il caso mediatico più grande, perché è stato un uomo, perché è stato solo uno, perché c'erano le riprese, c'era okay. Lui, si vedeva lui interagiva. Dicono fondamentalmente, cioè, che si trattasse semplicemente di un fotomontaggio tutto e di una scena tipo di, come se fosse una ripresa di un film. Parlavano di questo, come tutto montato. Ho capito. Ok. Mettiamo che questa cosa che dite voi sia vera, ok. Entrambi non hanno mandato niente a nessuno. Spiegatemi i specchi catarifrangenti. Che come hai detto tu, ho capito. Alcuni scienziati hanno la possibilità di realmente avere la prova che ci sono degli specchi. Mm. Perché quegli scienziati non possono essere attori come Neil Armstrong? Una linea su quello schermo. Sì, ma la cosa più bella è capire quello che rappresenta quella linea. L'essere riusciti a completare la procedura significa che sulla Luna esistono realmente degli oggetti creati dall'uomo. Peraltro abbandonati lì da una specie che solamente 60 anni prima aveva inventato l'aeroplano. Ah sì, e che specie era? Ho capito. I sassi? Sassi. Hanno portato diversi chilogrammi di sassi. Ebbè, li hanno preso comunque. Sì. Ragazzi, ce la faccio più. Non è che stiamo parlando no, comunque lui... le ossa di un megalodonte. Comunque lui è un simpatico avvocato del diavolo. Okay. È un terrapettino. Passiamo al secondo punto. La storia del fluido di Archimede. Perché se io ricordo bene, praticamente, Agostino diceva la seguente cosa. Se c'è un'attrazione gravitazionale, com'è possibile che il corpo galleggi a pelo d'acqua, come diceva lui? Ma è molto semplice, perché questo è l'esempio di come le persone riescono a utilizzare cose vere e trarre delle conclusioni sbagliate. Perché dico ciò? Perché lui sosteneva, allora, se io metto una nave sull'acqua, galleggia. Ma come fa a galleggiare se c'è la forza di gravità? Appello. E lui diceva, e lui ha recitato la legge di Archimede. Ora ragazzi, è tardi, è luna passata, ho bevuto, cerco di ripeterla.
La legge di Archimede, se ricordo bene, è un corpo immerso nel liquido riceve una spinta da basso verso l'acqua pari al peso del liquido che ha spostato. Io quando ero ragazzino questa cosa non la capivo, ma in realtà è una cosa molto semplice. Se tu metti questo bicchiere in acqua e questo bicchiere sposta 10 grammi di acqua, questo bicchiere riceverà dal basso verso l'alto 10 grammi di spinta. Esatto. Se questa spinta che riceve dal basso verso l'alto è maggiore della forza di gravità, galleggia. Basterebbe dire una cosa molto semplice per contraddirlo. Che l'aria è un fluido, perché il corpo messo in un liquido non è il corpo messo in acqua, è il corpo messo in un fluido. Vero? L'aria è un fluido. E noi non stiamo galleggiando. Perché noi non galleggiamo? Perché la quantità di fluido, ovvero di aria che noi spostiamo, è minore del nostro peso. E quindi noi sprofondiamo. È per lo stesso principio per cui quando tu gonfi un palloncino con l'aria, l'aria è aria, dove il palloncino dovrebbe rimanere sospeso in aria. Non resta sospeso in aria perché c'è il peso del palloncino in sé. E quindi, sprofonda. Però se tu lo riempi d'elio, l'elio chiama densità minore dell'aria. Sì, esatto. Densità minore, quindi significa... Io invece galleggio. Cioè, riceve una spinta da basso verso l'alto, che è maggiore, quindi sì. Vola. I fluidi non sono solamente liquidi. Anche l'olio è un fluido. Anche l'aria è un fluido che risponde alla legge della fluidodinamica. Basta, tutto qua. E quindi i nostri grandissimi maestri terrapiattisti sono dei grandissimi illuminati e sanno molte cose su Archimede e sulla scienza. Ma la cosa che mi stupisce, sai cos'è? Che tutto quello che ho detto lo si studia a fisica 1 in qualunque corso. Io ho studiato a fisica 1 perché ho fatto un corso scientifico e sicuramente l'ha fatto pure lui, che ha fatto ingegneria, fisica 1 è in tutte le ingegnerie. La fisica, cioè, tra l'altro... È in tutte le ingegnerie. E lui sa che l'aria è un fluido. Ce l'ho studiato io al classico. Cioè, che è chi? Commenti? Hai altri punti? No, queste qui erano le due cose più fondamentali. Più bravi che aveva detto. Poi, no ragazzi, poi a un certo punto io non ho capito la discussione dell'economia, non ho capito la discussione dei stampa soldi. Io queste cose non le ho capite. Stava arzigogolando. Esatto, lui stava mettendo troppa carne a fuoco, talmente tanta, che la tizia della radio che lo stava intervistando, a un certo punto l'ha dovuto fermare. Ha detto, scusi, non torniamo alla terra pianta. Allora, state che pianta, vuoi dire, la fomma di mezza arancia. Poi anche là non ho ben capito cosa stesse parlando. Però... volevo dire, prima di chiudere, scusiamo con gli amici da casa che, diciamo, l'intervista che abbiamo, cioè il video che abbiamo visto era di un'intervista un po' noiosa, cioè anche noi ci siamo annoiati. Sì. No? Però a un certo punto non posso nascondere che soprattutto sul punto di Archimede io ho perso il controllo. Ma Archimede questo principio l'ha scritto prima o dopo? Cosa? Aver conosciuto zio Paperone. Credo chiaramente molto prima di conoscere zio Paperone. Storicamente molto prima. Io direi parecchi secoli, se non millenni. Quindi zio Paperone non ha investito, non ha fatto il Bill Gates della situazione. Mi sa di no in questo caso. No, però secondo me ha investito la regina Elisabetta. Secondo me già c'era. Here comes the money. Sì, la regina Elisabetta c'era. Io penso pure. E vabbè, allora ragazzi, salutiamo e ci vediamo la prossima volta con... Chissà quale teoria del complotto. Con una nuova serata, ciao!